me una buona partita, ci siamo totalmente disuniti, probabilmente anche un po' per colpa mia, all'inizio del secondo quarto, quando dopo aver iniziato bene, avevamo preso un po' di buon ritmo, forse ho fatto troppi cambi e quindi la squadra ha perso un po' di riferimenti, e quel contesto lì Reggio è stata brava ad approfittare e a ricucire lo svantaggio e a rimettere la partita in carreggiata. Siamo stati bravi, comunque non mollare mai, ovviamente sappiamo che giocare a Reggio, Reggio è un'eccellente squadra, per cui non è una partita facile, però siamo stati bravi nel secondo tempo alzare un pochino la qualità difensiva. E nel primo tempo Reggio ha tirato molto da tre punti, ha cercato di chiudere un po' di più i tiri da tre, abbiamo concesso magari qualche schiacciata in più a Owens, però ecco, abbiamo preferito togliere quel tipo di soluzione a Reggio Emilia piuttosto che il gioco interno. Fortunatamente ha funzionato e niente, faccio complimenti ai ragazzi, a tutti, e adesso pensiamo alla prossima. Purtroppo paghiamo un po' il quarto quarto, molto lo paghiamo, perché adesso nell'analisi, al di là dell'analisi complessiva, dobbiamo anche vedere che punto siamo del nostro cammino, e abbiamo un po' pagato il quarto quarto. Abbiamo fatto degli errori e hanno condizionato un po' la partita, che era in equilibrio, che non vuol dire che era, voglio dire, da una parte o dall'altra, era in equilibrio. Abbiamo fatto errori difensivi, abbiamo preso qualche canestro, e dall'altra parte abbiamo avuto immediatamente una fretta di ricucire quando potevamo tenere un pochino di più la palla, nel senso costruire un po' di più, avere un pochino più di possesso. Lì si è aperto un pochino il varco, probabilmente è stato anche il motivo della sconfitta. E non siamo andati neanche tanto negli obiettivi, e dall'altra parte non so come definirla, se il desiderio di recuperare o l'ansia di una difesa, fatto sta che insomma abbiamo aperto loro due o tre tiri che hanno ancora di più solcato la partita. Peccato, perché era stata comunque equilibrata, perché era stata comunque, anche se siamo partiti un pochino contratti, però l'avevamo messa sui nostri binari, e anche perché eravamo più o meno capaci in quel momento di capire cosa stavamo facendo, rischiando. Invece il quarto quarto si è aperto con due palle perse, un momento di confusione, un paio di tiri affrettati e è cambiata la partita. Dobbiamo farne tesoro non solo dal punto di vista tecnico, che bisogna veramente allenare quelle due o tre situazioni che sono state molto simili, perché quando siamo andati nell'intervallo abbiamo perfettamente limitato poi le due o tre cose che avevamo subito nel primo tempo, soprattutto da parte di Blackmon e di alcune giocate. E adesso lavoreremo di più per capire bene, perché abbiamo fatto proprio piccoli errori ma abbastanza banali, che hanno aperto dei tiri a mezzanotte, che hanno aperto dei tiri da tre punti, che hanno aperto degli uno contro uno. E niente, col senno di poi, ma solo col senno di poi, potevamo posizionarci meglio sul post-up di Gentile, perché comunque due o tre volte ci ha messo in difficoltà con la differenza di marcatura, ma quello dipende anche un po' da come dobbiamo piano piano costruirci difensivamente.